Le preghiere di Tommaso d'Aquino sono preghiere che ci stanno illuminando, confortando, portando luce, mi ha scritto una nostra telespettatrice, nella nostra vita, portando conforto. E fino ad oggi abbiamo ripreso alcune preghiere di Tommaso d'Aquino che potrebbero essere così circoscritte nella preghiera di perdono. Ma nelle stesse preghiere emerge non solo il perdono dell'anima, la richiesta di perdono dell'anima, emerge anche la cosiddetta preghiera di bisogno, la cosiddetta preghiera di petizione. Io stesso mi sono un po' convertito a questa preghiera, perché se è vero da un lato che molte volte la nostra preghiera si riduce semplicemente e si limita solo al momento del bisogno, confondendo il rapporto con Dio quasi come un supermercato dove io vado, chiedo una cosa, pago e me ne vado, no. Io mi sono convertito perché la preghiera del bisogno, la preghiera di petizione è parte del nostro cuore. I grandi santi non si sono limitati soltanto alla preghiera di lode, alla preghiera di ringraziamento, alla preghiera contemplativa, ma hanno sempre fatto proprio, un esempio di questo è il nostro Padre Pio, della loro preghiera una preghiera di domanda al Signore, di richieste di aiuto, di preghiera nel bisogno. D'altronde, detto con parole semplici, quando è che io ricorro ai genitori? Anche dopo che sono andato via, che uno si è sposato, nel bisogno. E l'amore mi porta a chiedere al Signore, appunto, aiuto nel bisogno. E questa preghiera nel bisogno fa parte totalmente della preghiera cristiana, così come lo è la preghiera di lode, di ringraziamento, di perdono, eccetera, eccetera. E la preghiera, l'uomo ha bisogno di Dio e questo bisogno lo esprime, dice l'Aquinate, appunto lo esprime nella petizione, cioè nella domanda, nella richiesta di aiuto. E da questo nasce, sia se si venga esauditi, sia se non si è esauditi, la preghiera di lode, che appunto il dottore Angelico definisce uno straordinario privilegio, perché è giusto lodare Dio attraverso Dio. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.